È la sfida più attesa, ormai non della settimana perché stiamo portando più di un contenuto settimanale o quasi. Facciamo così, prima di vederci litigare, perché probabilmente avverrà, io vi chiedo almeno 8.000 mi piace su questo video, in linea su come stanno andando i contenuti precedenti. Se arrivano entro oggi, io domani stesso sarebbe una figata portare un contenuto giornaliero tutti i giorni 8.000 mi piace il giorno dopo. Pa! Subito, tiki-taka-to, tiki-taka-to. Dipende Bello, tutto da voi. Non costa niente lasciare bellissimo. mi piace. Detto Ciao questo, ragazzi, ben ritrovati a tutti. mi raccomando, per non perdervi neanche un nostro contenuto, iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Ma vi ricordiamo che questo non è l'unico canale YouTube di calcio che abbiamo. Quindi, se volete restare aggiornati su tutto quello che portiamo sul mondo del calcio, seguiteci su entrambi i canali YouTube. Ci abbiamo anche un canale YouTube Extra Calcio per non farvi mancare nulla. Tutti i canali li trovate in descrizione o compariranno qui durante il video. Prima di continuare, devi consigliare loro. La migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio, ragazzi. Ovviamente stiamo parlando di OneFootball. Cliccate qui sul link in descrizione e vi si aprirà tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità, risultati delle partite in tempo reale, highlights delle partite di Serie A, di Serie B, di Serie C, vi fanno vedere alcune partite dei campionati, ragazzi, esteri, cioè, ma veramente, se ancora non l'avete scaricata, ma poi se aggiornate continuo, aggiungono sempre novità, feature, se ancora non ce l'avete, è gratis, ma che cosa state aspettando, mi chiedo io. Passate subito sul link in descrizione e scaricatela, perché siamo sicuri che non ve ne pentirete. Tiè! Tiè! Carta, forbici, sasso, ogni volta famo tiè, poi carta, forbici, sasso per chi comincia. Comincio io. Sei pronto? Sei pronto? Allora, ci scaldiamo con la Serie A? Ci scaldiamo con la Serie A without Without, steals. without you, without you. Vado? Vai. Quelli che vanno per la maggiore, comunque vedo, di nazionalità sono o ghanesi o serbi, che capitano sempre. E Sempre. quelli che non so io Che non ci praticamente. ricordiamo. Cioè, perché tu mi devi dire, no? Ecco. Un serbo del Milan. Io non mi ricordo manco i serbi da Roma. Ci stanno sicuro perché ci stanno. Perché mi ricordo qualche serbo, ma non mi ricordo chi. Io poi mi confondo Serbia. Quello io pure, Cioè, lascia assolutamente. perdere, guarda. Oh, mi sta venendo male, mi sta venendo. Oh, ci ho avuto un. Cominciamo così, va. Guarda che sei Vado andato a a ricordare, ricacciare. Christian Zapata, Milan Udinese, vai. Che te sei andato a ricacciare. Cioè, guarda, sei vergognoso, Christian Zapata. Senti, fammi te blocca subito, va. Chi? Ah, giusto, Ismail Ben Nasser. Intanto. Un calciatore che ha giocato pa' Roma e per l'Udinese. No, ah no, non mi serve. Ma che so fa? Ah no, 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 mo sta a pensare che ero io il blu. Ma come posso far triste se non mi ricordo il Sì, in colore? effetti. Comincia a essere un po' difficoltoso, eh. Un giocatore che ha giocato per Roma e Udinese mi sarebbe veramente comodo, ma il problema è che non me lo ricordo. Io ho una memoria veramente vergognosa, ragazzi. Un giocatore che ha militato nel Bologna e nell'Udinese, io non. Allora, perché sono andato per due centrali? Perché Ma me muoghi? sono andato per due centrali? Ma me muoghi? Ragazzi, no, no, ragazzi. No, ragazzi. Allora, cosa li sto cacciando? Ottimo. Boh, mi manca solo un serbo del Bologna. Per Non ha detto niente. chiudere questa partita che sarebbe veramente. Ma chi è un serbo del Bologna, ragazzi? Se me Scusate, fai mi è cascare cascata la ciabatte. chat. Senti, Vai. Chiudiamo io. con un pareggio? No, voglio andare avanti. Prima che. David Pizarro. Io ci ho pensato. Intanto te blocco là, perché tanto serbo del Stavo Bologna a. non te lo ricordi. Ma io stavo facendo pretattica perché in realtà David Pizarro, dopo, mentre stavo a mettere Te Mario è Rui, venuto mi è in mente. venuto in mente, ma l'unico che mi è venuto in mente perché non ce ne avrei avuti altri. E certo. Allora, un giocatore che ha giocato nell'Empoli e nel Bologna, ma non mi serve a niente poi, perché devo. A te ti serve un Solo serbo del quello! Bologna per Oppure far fa tutti. tris. Fa far tris dei serbi! Oppure fa il tris del Bologna.
che ne so io? Che ne so io? Detta proprio col... Un serbo al Bologna. Senti, per me, se vuoi, si chiude con pareggio. Ne abbiamo fatti 2-2, senti i ricordi. Tu stai ridotto male? Io sono ridotto male. Io di tutti questi, se te posso dire, manco uno. Mi ricordo Matic. Perché ovviamente sì, quello della Roma, è okay. Ininfluente. Ma a me pure è ininfluente. A me il problema è Empoli Bologna, ma che ne so io. Empoli Bologna, Bologna Udinese sono difficili. Obiettivamente a me ricordo. Il serbo del Bologna. Senti, chiudiamo con pareggio, ma voglio andare a vedere i risultati. E certo. Missing 11. Mo guarda, Mo guarda tutti i giocatori, uno più facile dell'altro, Ma sei sicuro? Non sì, so. Sì, manco ci fai la pubblicità. Eccole. Maglietta. Radovanovic. Sì. Lazetic. Un serbo della Roma, è vero? Sì, Somiajovic, c'ha ragione. Ha giocato per la Roma. No, non l'avrei mai. Dino Fava. Cioè, Dino Fava Passaro. Lazetic. Cioè, penso sia l'unico serbo che abbia mai militato con la maglia del Milan. Vai. Cominci tu? Se cominci tu devi skippare però. No, tocca a te. Oh. Ah, perché sei azzerata la situazione. Tocca a te. Cioè, ma tu guarda il cervello. A me di tante cose, guarda che mi è venuto in mente. Quello mi è saltato all'occhio, quello, cioè Cremonese Milan mi è venuto in mente su chi è? Che vuoi che ti dico? Un culo? Che? Un culo? Per fa con... Non l'ha capita. Con quello che ho messo io. No, non ci avevo manco pensato, figurati. Vabbè. Io a sto gioco vorrei tanto, ma non ci riesco però. Vai. Per Argentino Napoli mi stai a mettere, cioè ma non la dovresti proprio mettere. Dico, ma certo che ci sta. Okay. Ma pure il sciolito Simeone se per questo. Ma che sì, no, vabbè, per dire però. Cremonese Napoli. Ma che ne so io? Ma tu te rendi conto? Ma io non so manco un argentino del Monza. Io al massimo te posso dire in portoghese del Monza. Ma un argentino. Te posso dire in francese, te posso dire. Ho finito con pareggio pure questa. No, aspetta, fammi ce l'avamo fatto. Ma se sto stando a inverti i ruoli. Cioè, mo so io che te dico a te, no, state bol. Ma io non c'ho in mente manco un argentino del Milan. Ma com'è possibile? Tu ce l'hai in mente un argentino del Milan? Sì, e allora perché mi sta di chiudere il video? Chiudi la. Chiudi la partita e basta. Allora, senti, che io mo te vado a mettere, a parte che non me lo ricordo, uno ex Napoli e Lazio. Io ormai dovrò a chiudere uno ex Milan e Lazio. Bestia. E vabbè, questo ci sta. Io. No, non ce lo mette, per favore, dai, dammi sta possibilità. Ah, beh, Higuain, c'hai ragione. Higuain. Io mo che te dico, non è che mo mi freghi con l'argentino del Monza, no? Mo te in mente l'argentino del Monza? Ma tu non lo sai l'argentino del Monza, ma che te sta a inventare? No, non ci credo. Vabbè, fa come da fare. Ma se volevi chiudere il video 2 secondi fa? Io ho dato l'opportunità di... Ah, per non battermi! Ti ho dato l'opportunità. Uno Monza ex Monza Cremonese. Oh, tu c'hai 2 possibilità. No, non ti ho dato quella naso. Un ex Lazio e Napoli, nasai. Sì. Ma tanto, sì, n'ha capito, io stavo già avanti. Non so uno Lazio Monza. Che possibilità c'ho? Vabbè, intanto vado su di lui. Intanto mettecelo. Vai, argentino del Monza. Se, guarda, se tu mi esci un argentino del Monza, io me ne vado. Allora, in realtà un nome ce l'ho in mente. Ma non è argentino. Non so se è argentino. Non è argentino. Non lo so. Vai. Ce devo provare. Oh, guarda, peccato l'argentino del Monza. Pablo Marì. No, pensavo che stavi a pensare a qualcos'altro.
c'è un altro in mente, se ci arrivo però. Pablo Marí, ma che nazionalità è Pablo Marí? Spagnolo? Non lo so. Pablo, certo, è spagnolo. Certo che è spagnolo. Uno che ha giocato per... Dai, Gabbo. Gabbo, tira fuori quello che non hai mai tirato fuori. Gabbo, Gabbo, che ce vo'? Uno che ha giocato nel Monza e che ha giocato nella Lazio. Cioè, è facilissimo. Prova a pensare alla formazione titolare del Monza. La formazione del Monza, l'ho detta. Prova a pensare a vedere se c'è qualche nome che ti risveglia la fantasia. No, non mi risveglia la fantasia, perché Pessina è ex Atalanta. È Primavera Lazio. Primavera non so manco se conta, tra l'altro. No, che non conta. Conta le prime squadre. Petagna, 10 volte si è detto potrebbe finire la Lazio e c'è mai finito. E Ciurria non mi pare che abbia giocato alla Lazio. Di Gregorio non mi pare. Cragno no. Izzo manco. Tu ce l'hai in mente? No, io devo vincere. Io non ce l'ho in mente. Io devo vincere. Sparane uno, fa come te pare, cioè inventate qualcosa. Tu tanto hai sbagliato. Ma Gottardi manco lo riporta. Ma sarà Gottardi? Era Gottardi. No, Gottardi no. È facile, lo sai. La prossima te metto il tempo, se te muovi. Scava nell'archivio, Gabbo. Te metto il tempo, Se te muovi te metto il tempo. Anzi, io direi che dal prossimo video. Dai, è scaduto il tempo, vai. Quindi te faccio skip ed è... Skippa, dai. Sure. Ma la chiudiamo? No, io ce l'ho ancora provato. Ma è brasiliano, Carlo c'è sto Augusto! Sto a provare, non mi ricordo. Guarda quanto mi rode. Oh, ma non è che niente è stato Primavera Lazio prima di Roma, no? No? Fammi pensare. A parte che pure se era Primavera non conta. Dove ci sto a pensare? Argentino del Monza. Dai, basta, chiudiamo questo scempio qui. L'ultimo e chiudiamo. Se non lo indovino, chiudiamo. Sì, se sta a inventare nazionalità pur de beccallo. Ma mo mi invento pure io qualcosa, non ti preoccupa. Ma guarda questo. Gizkier non credo sia argentino. Chi lo sa? Magari c'è il nonno. Per un sesto. Ma mi sta venendo in mente Scalante, che ha giocato con la Cremonese però. Buono! È buono per sotto! A fa! Dai, su! Mamma mia! Ma Ciurria è italiano? Chiudi! No, basta. Aspetta, voglio buttare il nome io e poi chiudiamo. Visto che tu ti inventi le nazionalità, mo me lo invento pure io. Perché c'è Manuel Lazzari? Chi è Manuel Lazzari? Oh, Lazzari della Lazio? Ma non è Andrea? Andrea? Basta, chiudiamola qui. Dai, avanti. Vediamo? Sì. È un death draw, però... Cioè, nessuno dei due fino a mo, è un quarto d'ora che stiamo a fare, ancora nessuno dei due... Mamma mia. Prevail. Boh, io mi mangio le mani già, uso. Ma tu? Un ex la... Ricci? Ricci? Righetti? Marcolin? Vabbè, ma senti... No, questa era vera. Ragazzi, cioè, qua non è questione di non ricordarseli, qua è questione proprio di replay, che devo ricominciare io una da volta. Sì, ti ricomincio a te. Mamma mia, oh, mamma mia, ne la faccio più, te lo giuro. Allora... Sta già a vedere qua, figurate. Vai. Andiamo sulle cose certe. Andiamo sulle cose certe. Vengo io. Sì. Alla vota. Andiamo sulle cose certe. Pensavo scrivessi Ibrahimovic. Anche. Se poteva fa, tra l'altro. Se poteva fa, certo. E qua, mo? Milan Lecce. Ex Milan, ex Lecce.
Ex Spezia, ex Juve. Spezia Juve. La chiudiamo qui? Non è facile. No, non è facile. Skovulsen non era svedese. No. Perché era Skovulsen? No. Ma Marco Di Vaio. No, di mortacci. No. Skovulsen non era. Manco i Bischer è svedese. Ma sta regalà. Vai. Guarda, non lui, come cavolo si chiamava? Quindi Juve Spezia non lo sai? Non me ne mente. Non svedese do Spezia. Afa, io m'arendo. Vai su, io svedese dello Spezia, magari ce l'ho pure in mente, ma non mi serve. Giusto per curiosità. Sì. Bella sta partita, vincentissima. Riusciremo a fa un punto? Bello, eh? Ma è più difficile che la Serie A, paradossalmente. Ecco Anderson, ecco chi era, Codduo. Codduese, Donadel. Ekdal, mo ricordavo. Ekdal era pure Juve, ma io sono rincoglio. Oh, ma chi ci sta a pensare? Vabbè, andiamo, dai. Tocca a me. Dai, questa forse è un po' più. Guarda. Tocca a te sempre. Allora. Spara para pam pim pam pim pam. Dai. Così. Ah. Non va bene? Ma sì, allora, per vai. Carità. Oh, tu mi spari. Oh, c'è stato Se Angel. Ma stiamo a scherzare. Ma come ci stanno certi giocatori? Cazzarola. Cioè, c'è stato Se Angel. Ma è assurdo. Bom, 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 bom. Addirittura. Vai. Dico, speravo, magari riesco, capito, l'attappo. Ma io però ce lo scacco, perché se mi ricordo un Napoli-Torino. Ex Napoli-Torino, ne fai 1-0. Te faccio 1-0, sì. Oh, ci ha giocato al Torino. Oh mamma mia. Ci ha giocato al Torino. Ma chi? No, no, parola. Non si ricorda ci ha giocato al Torino. Non vorrei di una castroneria. Tu ce l'hai? Cioè non ha detto niente praticamente. Benissimo. Senti, io ci provo. Non so perché. Sì, Genoa, sì. Lo sai, ci ho pensato pure a sì. Vai. Lui giustamente la memoria. Gemain. Ah, qua io te chiudo. Mamma mia, Gemaili. Qua te chiudo semplicemente. Ma io faccio Fabian questo. Ruiz. O José Maria Caglione, ha fatto 3 su 4. Che strippata! Che strippata, ragazzi! Un ex giocatore del Napoli, porca miseria, non era facile. Che strippata! Qua è la memoria che frega. 1-0 soffertissimo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Cominci tu, no, ho perso, comincio no, io. Cominci tu. Allora. Può pure skippare per quanto mi riguarda, cioè nel senso può pure andare avanti. No, eh. No, se te trovi non è impossibile. No, eh. Non è impossibile. Non è impossibile, voglio dire. Vabbè, qua per non mettere sempre Nesta.
Mettiamo stampa, che tanto è la stessa, siccome non lo usiamo mai, certo. Capito? Vai. Senti, a me qua mi dispiace, ma io ci rimetto quello che ci ho messo prima. Sto cercando di capire, perché poi vedi, però fa così. Quindi tu vorresti fare Tris con ex Empoli e Cremonese? Mantris, guarda. Un Tris. Un ex Empoli e Cremonese. Ma mi ricordo manco un ex Empoli e Juve, figurati. Non so che fa. Senza che fa, chiama al... 113? No, chiama al... come si dice? Al pareggio e magari te lo accetto. Cioè, io ne so due, ma non c'entrano niente con... Cioè, non me so per niente utili ai fini del... A tappa! Che te devo dire? A tappa! Empoli Cremonese... Tu stai a fare così perché ti ricordi Empoli Cremonese, maledetto! Tu mi vuoi fregare? Guarda... Tu mi vuoi fregare? Sì, te voglio fregare in una maniera che non puoi capire. No, non è niente. Peruzzo. Io avrei messo Nedved. Vabbè. Cambia poco. È il risultato quello che conta. Io intanto ho tappato. Cerco di farmi venire in mente qualcosa. Io intanto. Rieccolo. Hai tappo così. Diamoci più possibilità. E c'ha ragione pure te. Io non mi ricordo. L'ho nominato pure prima. Non è spagnolo, è argentino. È il cognome che... Scalante. Gonzalo Escalante. Adelante Escalante. Come avrai capito, io un ex Empoli e Cremonese non ce l'hai. Ma non c'ho manco uno spagnolo da Cremonese. Manco uno spagnolo da Cremonese. Cioè, guarda, quello è il problema. Non c'erano dubbi. No, finiamo con pareggio. Finisci con pareggio. Sì, ma Fafa. Mamma, ma siamo vergognosi a sta partita. Cioè, lo so, questo de match vedevo, è veramente una vergogna di quello che non sa più. Allora, piccolo Booker, come vedi, Lenucci, Booker e Paul Garcia. Mannata, lavorava. A chi tocca? A te sempre. Sempre io? Sempre tu. Bella scelta. Sì, bellissimo. Beh, vai sulle cose più semplici proprio del mondo. Capito? Rieccolo. Ho capito. Non andese da Lazio, scusa, Mi devo andare. Cioè, dovevo pure alzare l'asticella, non posso più rimettere gli stessi. Così ci stiamo due giorni. Ma tu mi devi spiegare, no? Cioè, io non ho parole. Ma poi perché mi hai lasciato libero Bologna e Fiorentina? Perché non mi è in mente. Ce l'hai? Io? A me? Cioè, tu mi vieni a dire a me se io c'ho in mente un giocatore ex Fiorentina e Bologna? Che potrebbe essere manco una cosa così impossibile. No, per me, per me è impossibile proprio. Cioè, non sta né in cielo né in terra. Mamma mia, stavo per scrivere Tit su Olanda. L'ho pensato pure io. Mamma mia. L'ho pensato anche io. Ho fatto no. Stiamo là. No. Non è. Meno male che mi sono fermato. Regà, per pareggiare mi serve uno che ha giocato per la Fiorentina e per Bologna. Uno, ma sul sicuro dovrebbe scrivere ieri. Perché tanto 90% ieri ha giocato per tutte le squadre della Serie A. Però Bologna non me lo ricordo, onestamente. Non mi ricordavo manco Torino l'altro giorno quando l'hai messo te. Avevi messo per Torino e Fiorentina? Sì. L'avevi messo. Ho messo per Torino e Fiorentina. Sì! 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 Uno pari. Maria Chicanesi.
Turno 2? Chi sei tu? P1 o P2? No, P1 sei tu. Vai. Vai, comincio. Io non so dove mettere le mani, te lo dico. Ma in realtà manco io. Proviamo perché qualcosa si può riempire. Riempimo. Sotto. Samoa. Lo mette Lorenzo, non ho Sì, capito vabbè, perché. no, però aspetta, Devo devi skippare, aspetta. skippare. Vai. Riparamatti. Non mi dica che sei uno che ha giocato con la Salernitana e per Roma perché me ne vado. Aspetta. Chi abbiamo più pago ultimamente alla Salernitana in prestito? No, quello è Sciomuro davvero Spezia. A Fena l'abbiamo pioppata la Cremonese. Oddio, magari mi ha pioppato qualcuno in prestito alla Salernitana. Mortacci, tu mi avresti fregato. Fazio non ti piaceva, eh? Ah, pure Fazio. Ma mi Ma avresti dormi. fregato, ma avresti fregato. Fa, lo sai che io con la memoria. Ma dormi, eh. Guarda che roba, guarda, 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 sei vergognoso! Che vergogna che sei! Per Tanto famma tappà. me si potevamo fermare qua. Io non so più. Ganese del Sassuolo. Non ne ho idea. Ganese della Salernitana. Non ne ho idea. Sassuolo Spezia o Salernitana Spezia, non so. Dimmi te. Io un paio ce l'avrei. Chiudi il tris? Potenzialmente con sto paio? Allora, uno da là E? e ci posso provare. Vai allora. Io tanto non mi ricordo niente. Scrivi. Allora, vediamo, perché capace pure che mi sto a sbagliare. Fammi Sì. vedere se qua questo occhiato. Tecnicamente è il turno mio. Ex Sassuolo e Spezia. Oppure ex Salernitana Spezia. Mi fa veramente male arrivare a sto punto della partita in cui a me non mi vengono in mente calciatori ex Spezia Salernitana e Sassuolo Spezia. Vedi, provate, se vinci sei stato più bravo. Eccolo là. Vai. Ci si poteva arrivare a Erlich. No, non stavo nelle facoltà mentali. Perché poi lo sai qual è il problema? È che quando si protrae troppo la partita, a E per me piace quello spegnerci dobbiamo davvero. mettere il tempo, il timer. Così, quando se mi metti il timer io non ti indovino niente, a me ti dà un attimo di tempo. Non lo devi avere tempo, uno dietro l'altro. Ragazzi, ragazzi, questa è stata una delle mie partite più competitive in assoluto. Però vedi che più l'elasticità mentale Vabbè, è normale, più aumenta c'è giochi e e più più... aumenta. certo, è normale. Alla prossima con un nuovo video, ragazzi. 8.000 mi piace subito, immediatamente domani un nuovo episodio. Ciao.